Eccoci qua, stiamo riprendendo la nostra attività con l'uscita della console test rilasciata recentemente dall'Invento. Si è rilevato un enorme successo e i numeri delle vendite hanno superato le aspettative di gran lunga. Come dice il cliente, adoro i giochi venduti da test, giocare con un controller è molto più divertente che con una tastiera. Ho i miei dubbi riguardo a ciò, ma tutto è possibile. Allora, audio attivo, musica disattivo. Questo perché purtroppo se no YouTube ci dà il copyright della canzone che non si sa chi li detiene. Quindi ricerca, sì, no, motore di gioco personalizzato, perché abbiamo raggiunto 56 punti di ricerca e quindi ne usiamo 50 per creare il nostro speciale motore di gioco, che sono così ansioso di sapere anch'io esattamente che cosa diavolo sia. Questa, sì, avevo detto che non era una vera e propria serie, effettivamente non ho intenzione forse di fare una vera e propria serie, a meno che qualcuno non mi chieda proprio facciamo la serie, perché è un bel gioco, ma penso che poi lo giocherò da me in solitario. Ha ricercato successo un motore di gioco personalizzato. Ora puoi creare il tuo motore di gioco personalizzato, puoi cominciare, per cominciare chiudi questo messaggio e clicca ovunque per aprire un'azione. Tutorial di gioco. Ok, quindi azioni. Crea un motore di gioco personalizzato. Motore di gioco. Dev kits. Kits. Storia lineare. Non ho abbastanza soldi per creare tutta questa cosa. Storia missione. Crea motore. Stai ora creando il tuo motore di gioco personale, una volta che sarà finito potrai usarlo quando crei nuovi giochi. Mi è costato tipo un'infinità e penso che non ci siamo regolati, abbiamo finito esatto. Il tuo banco è rosso, per fortuna la tua banca ti ha permesso di rimanere in rosso fino a 50.000, fai attenzione, se l'hai dato non sarà conto, sarà inferiore a 50, entra in bancarotta. Ok, ho tipo fatto una cazzata enorme. Dev kit è stato completato, ok. Concretezza, il tuo primo modello di gioco personale è pronto. Dovresti provare a usarlo nel tuo prossimo gioco, che è quello che andremo subito a fare, a creare. Sviluppa un nuovo gioco. Un nuovo gioco si chiamerà Save the Money. Questo perché? Perché siamo in bancarotta. Scegli il tema. Sarà un altro. No, penso che questo sarà ancora un fantasy GTR, perché è la nostra. Costo licenza 80.000. E si stanno tutti spostando lì. Stanno ancora per il Govodor. E usiamo il motore DevKits. Versione 2.2. Non posso perché mi serve troppo. Allora, fantasy, gameplay, storia e missioni. Il motore di gioco, non lasciamo un po' più scherzino. Recenti studi suggeriscono veramente la varietà dei dispositivi di gioco crea anche un mercato dei giochi più specializzati. Alcune piattaforme sono diventate più popolari per i giochi giovani, mentre altre vanno incontro a gruppi di età più matura. Come sempre, gli sviluppatori che entrano nel mercato ci aspettiamo che i sviluppatori concentrino il gioco su fasce di età specifiche, ovvero un vero impatto. Non possiamo sviluppare per il Nintendo perché non abbiamo appunto i soldi. Oh mio Dio. Solito di come vorrei scoprire i segreti dello sviluppo e imparare cosa funziona e cosa non va. Queste istruzioni verranno mostrate come consigli nella schema di sviluppo, a meno che tu non abbia disattivato i consigli delle impostazioni. I consigli hanno il range più o meno indicano l'importanza di determinata area di un certo tipo di gioco, quindi se a un certo punto arriva ad esempio più significa che hai suggerimenti da un gioco stesso. Ok, non ho meno, ok, meno intelligenza artificiale non serve, e a questo punto mettiamo questa trapalla. Ok, ho capito anche come funzionano i suggerimenti, che non avevo la minima idea. Siamo per finire in bancarotta. Design, modo di gioco, la grafica e il sonoro. Oh mio Dio, siamo andati in bancarotta. Gravi difficoltà finanziarie, la società sul valore della bancarotta, ma tutto quello che abbiamo deciso di porvi un accordo. Noi daremo 85.000 che dovrebbero mettervi fuori pericolo, ma in cambio devi impegnarti a pagare 153.000 entro un anno. Va bene.
Ok, accettiamo questi dati anche perché a seguito del massiccio successo della mossa al test girano le loro voci sulla vena, il testo si accende per essi specificando le proprie... Che c'è? Risolti i bug, mettiamo in commercio e speriamo di vedere i primi frutti. Non siamo saliti di livello, ma... Oh sì, invece, storia, missioni, dialoghi, disegni e livelli... Intelligenza artificiale, design, mondo di gioco, grafica, sonoro. E anche proprio io sono salito di livello. Nuova ricerca disponibile, sonoro mono. Non è la volta meglio lo stereo. Le prime recensioni del nostro nuovo ricercatore su Save Demone sono arrivate. Se non abbiamo fatto il boom siamo messi molto male. Mostra del potenziale. Sono un 7. I giochi di tiro vanno bene su G64, ottimo. 7, bel gioco, ok, questo potrebbe essere una bella esperienza, ok, 7776 non è affatto male. Redigi rapporto sul gioco. E mentre speriamo di vendere tante, tante, tante copie. Sì. Abbiamo completato la nostra analisi dei dati di vendita, sono disponibili. Save Demone, i risultati seguenti. Il design a livello sembra essere abbastanza importante per questo tipo di gioco. Oggi Veno ha confermato recenti voti riguardo a una nuova console. Il gioco ha annunciato Master V. La società dichiara che la Master V è tecnicamente superiore ampiamente acclamata da Resident Evil e pianifica di... il rilasciamento nei prossimi mesi. Ok, vabbè, le console si sa, si sfidano fra di loro come sempre. Mentre vediamo i nostri soldi salire stoicamente. Quindi... penso che svilupperemo un gioco per l'invento. My first Nintendo, Nintendo. Però prima faremo una bella ricerca. No, non serve, cioè, faremo una ricerca su un nuovo tema. Abbiamo guadagnato altri 3 fan. 330 fan abbiamo, 333. Ricerca con successo, pubblico di riferimento. Ok, ricerchiamo anche un nuovo tema per sviluppare il nostro prossimo gioco che sarà chirurgia. Così creeremo un bel simulazione. Simulazione forse per il PC. Hai venduto 26.000 copie, da guadagnato 187.000. Ottimo. Questo ci serviva. Perché... altrimenti sarebbe stata una brutta cosa. Ok, sviluppa un nuovo gioco. Qual è il tuo pubblico di riferimento per i tuoi giochi? I giochi possono essere indirizzati al pubblico giovane per tutti e a un pubblico più maturo. Se il pubblico di riferimento è giusto per il tuo gioco è importante, anche per la piattaforma scelta puoi svolgere una parte. Alcune piattaforme sono specialmente popolari, un pubblico in particolare. Adulti, tutti, giovani, adulti. Hospital. Scegli tema, chirurgia. Seleziona genere. No, no, no. Simulazione. Scegli la piattaforma. Sceglieremo ancora PC per comodità, visto che il DevKit sarà il nostro motore. La versione 2.0 della grafica. Vogliamo sorpassare assolutamente di grafica. Ok, gameplay il massimo. Il motore di gioco. Cosa discreta è la storia. Vogliamo fare una bella storia per i nostri videogiochi. Non abbiamo, allora, un'intelligenza artificiale non troppo alta. Un ottimo design. Oggi è stato rilasciato una nuova piattaforma di gioco, la Master Vivena. Gioco, la grafica è abbastanza alta, un discreto sonoro, si mi dica, si muovengo. Ci sono Steve O'Connor, un reporter del piano del CGI, abbiamo sentito voci che corrispondono co di corridoio secondo le quali la tua compagnia sta sviluppando un gioco per pubblico adulto, saresti disposto a rilasciare un'intervista in merito? Rilascia intervista. Grazie per averci dedicato
per il tempo dedicateci. Pubblicheremo interviste nella prossima settimana. Ok. Questo dovrebbe in teoria, credo, le interviste far aumentare la notorietà del gioco. Recentemente un'intervista che con Game, secondo quanto riportato dall'intervista, la società sta lavorando sul primo gioco mirato con pubblico adulto. Agnello, proprietario e CEO di Gamez, ha detto: noi pensiamo che i giocatori siano alla ricerca di contenuti più maturi nei videogiochi e siano esposti a scorrere il rischio di fornirli. Molti esperti e studi dicono che prima o poi i videogiochi maturi diranno sempre più popolari. Siamo curiosi di vedere la reazione del mercato di questi giochi. Speriamo che vada bene. Grandi giochi non è una... Sviluppare grandi giochi non è l'unica ricetta per il successo, è essenziale creare hype per assicurarsi che i giocatori siano eccitati per il tuo gioco. Se la tua carriera l'hype è generato in gran parte da eventuali casali, ma una volta che avrai esperienza potrai usare il marketing nel tuo strategia per generare hype. Correggiamo i bug. Hype a 15. Ok, non ho la minima idea che cosa sia l'hype. Secondo le console il gioco è recentemente avuto vivina a stabilire ma spopolare in altre parti del globo. Nuovo record. Ok, aumentiamo il livello del motore di gioco. Ottima cosa, hai aumentato il livello del nostro motore di gioco. Oh, la grafica 2D schizza la V2. Lasciamo il gioco, se privo di bug. E speriamo che vada bene. Nel mentre diciamo un rapporto per vedere. Sono rilasciato da Spears, sono arrivati. Speriamo che questo sia un successo. Invece, quanto vedo, è un mezzo mostro del potenziale. Stravagante ma bello. Oh, un 7. Game Hero è dalla nostra parte, sempre e comunque. Mi piace. Ok, non è il giocone che ci aspettavamo, ma è comunque qualcosa. Abbiamo completato la nostra necessità di vendita dopo rilasciare la spiegazione sui quanti. Chirurgia e simulazione sono una grande combinazione, il modello di gioco sembra essere abbastanza per tanto che segue il gioco. Combinazione piattaforma genere, simulazione PC grande, combinazione piattaforma pubblica tutti PC grande. Ok, quindi dovremmo aver fatto una buona cosa. Credo, spero. Abbiamo guadagnato 22 fan, senz'altro una cosa positiva. Nel mentre cerchiamo di sviluppare... No, non ho già voluto fare una ricerca. Ok, ricerca. Un tutorial di gioco. Così prima dei nostri giochi metteremo come insegnare ai giocatori a giocare. Ok, ricercato un successo tutorial di gioco. Appena cercato la prima componente del motore per poter usare questa nuova nei videogiochi devi creare un nuovo motore che includa questa componente. È una cosa bruttissima, diciamo. Creare un nuovo motore, sono sicuro che ci vorranno molti soldi. Ok, stiamo ricercando anche il nuovo sonoro. Poi rilasceremo un nuovo gioco e svilupperemo un nuovo motore. Stai cercando successo sonoro mono. Ok, nuovo gioco. Questa volta è entrato per i giovani e sarà Tina Fantasy. I fantasy sono il nostro... Aspetta, avevamo scelto... No, non avevamo speccato nient'altro. Quindi sarà ancora sì un fantasy perché è il nostro genere preferito. Un fantasy GTR. Questa volta però sarà per Tess. Sì, ho penso che abbia fatto una cazzata, ma speriamo di no. La V2. Oh mio Dio. Penso che qui ci siamo dati la zappa sui piedi da soli. Storia e missioni, penso che sia la cosa più importante. Un motore di gioco discreto. Ok. Ospita il studio di ritrovare al mercato ha venduto 17.000 copie ma venduto 124.000. Mostra che apparentemente il conto 50 che stia cadendo lentamente quella di mercato fuori dai prodotti PC. In comunicato non si è ritirato il 54, ha detto che la società ha fallito introdurre il mercato computer più costosi e potrebbero competere in nuovi avanzati PC. Speriamo di riuscire a finire il gioco prima che i nostri fondi finiscano, perché altrimenti sarebbe un grande problema. Ok, questo abbiamo visto che non serve niente, quindi così, perfetto. Oh mio Dio, oh mio Dio, oh mio Dio. Non devo arrivare a 50.000.
grafica discreta, un design, un mondo di gioco un po' più bassino. Mio Dio, mio Dio, mio Dio. Stiamo per fallire. Oggi Nintendo ha annunciato che introdurranno un dispositivo di gioco chiamato Gamelink del Game Boy. Attenzione, si presenta un cartuccio di gioco cambiabile, uno schermo monocromatico su sfondo verde, altoparlanti integrati e perfino supporto multigiocatore a 360 di connessione. Se il PC oltre alla console di gioco Gamelink è meno potente ma ha un costo minore e un'eccellente portabilità, potrebbe trovare un grande seguito. Noi sappiamo che lo troverà. Si dice che Gamelink ora si scappa di mese prossimo. 3, 2, 1. Oh, rilasciamo il gioco. Siamo per finire. Speriamo di non fallire. Speriamo di non fallire. Vado di mercato. Mercato. Via. Shadow of the Fantasy, sono arrivati. 10. C'è un 10. C'è un 10. C'è un 10. Oh mio Dio, abbiamo sbancato. Un altro 10. Oh, tutti lo adorano. Attenzione, sull'orlo del fallimento. Sull'orlo del fallimento. E si tira fuori la perla sull'orlo del fallimento. Se non falliamo lo stesso sempre. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Ammontare di 153.000 è stato detratto dal tuo conto bancario. The Fantasy ha raggiunto il nuovo record di vendite per la società con altri 50.000 copie vendute. Questo è un importante riguardo nella storia di Gamers. Abbiamo completato la nostra analisi dei dati effettuati dopo il rilascio di The Fantasy, risultati seguenti. L'esame in mondo di gioco sembra essere molto importante per questi periodi del gioco, combinazioni tema pubblico e giovani fantasy grande. La seconda settimana ha raggiunto un nuovo record di vendite di 100.000 copie vendute. Sono molto soddisfatto di ciò. Abbiamo sbancato. Se hai fatto una certa fama e hai risparmiato molto denaro, se vuoi far crescere ancora la società, il prossimo passo è trasferirsi in un nuovo ufficio. Ho trovato l'ufficio perfetto, situato in un polo tecnologico. Andrebbe trasferito la società al prossimo livello? Sì, la trasferiamo perché è giusto così. Oh, nuovo ufficio. Adesso che hai un ufficio più grande puoi anche assumere del personale e plasmare un team di sviluppo a livello mondiale per creare ciò che è ancora migliore. Ora tu e il tuo personale potete attestarvi e migliorare la vostra abilità. Proviamo a farlo completando un corso di gestione che ha richiesto per poter assumere il tuo primo impiegato. Per cominciare chiudi questo messaggio e poi clicca sul tuo personaggio e apri il menu di addestramento. Destra. Gestione del personale. Inizia addestramento. Oggi è stata rilasciata la nuova piattaforma di gioco gaming di Invento. Secondo le nostre ricerche, il mercato del gioco recentemente pubblicato da Fantasy è sorprendente. Sorprendentemente di successo tra i giocatori. Lo sviluppo di Gamelink è quanto nuovo nell'industria dei videogiochi, ma trepidiamo aspettando che svilupperanno cosa svilupperanno in futuro. Ok, è piaciuto molto questo gioco, ho fatto un milione, quasi 2 milioni di dollari, così di soldi. Io ho guagnato una miriade di franchi. Eravamo a 300, siamo arrivati a 3600. Il tuo corso gestionale, ora puoi assumere il tuo primo impiegato. Per cominciare chiudi questo messaggio e poi clicca il pulsante riempi posizione che avvisi più vicino alla grande scrivania. Ma che tu possa assumere qualcuno devi annunciare la persona della posizione, impostare il preventivo, le spese e annunci decidere come tassare i tuoi candidati. Allora il budget metterà il numero di candidati e diversi test di terreno tra le persone con un giusto bilanciamento e abilità, tecnologia e design. Ok, per ora non penso che cercheremo nulla. Ma ci svilupperemo il nostro motore chiamato Penal Graphic, in cui metteremo praticamente tutto. Creiamo motore. Quanto è stato il mercato? Ha venduto 412.000 copie e ha incassato 2 milioni. Sviluppiamo il nostro motore di gioco, che sarà la grande innovazione del nostro prossimo gioco. 32.000 costi mensili. 200 videogiochi, c'è anche un pubblico che cresce la rivista dei videogiochi. Queste riviste offrono un nuovo potenziale mezzo per gli sviluppatori che pubblicizzano i propri giochi in uscita. Okay. Nuovi
ricerca disponibile, ma anche di blocchi. Ci hanno appena detto in pratica che dovremmo sviluppare il marketing e farsi pubblicità. Motore a 100k, pensi più di 100k in un nuovo motore di gioco. Il nuovo motore Final Graphic è stato completato. Ok, noi ci fermiamo qui e alla prossima.